Intanto ne approfitto per ringraziare, grazie anche per questo, per ringraziare le organizzatrici e per aver accettato anche questa, diciamo, relazione a due voci che naturalmente ha comportato un confronto che di solito nell'Accademia non è molto praticato e che ritengo sia stato produttivo. E anche la collocazione di questa ultima relazione immediatamente dopo quella della Orlandi è notevole perché se si vuole questa relazione diciamo, lo sviluppo di questa relazione è legato a donne che vengono dall'ambiente mercantile ma che in parte si proietteranno in un mondo nobiliare molto per certi versi eterogeneo da loro. Il corpus di lettere che ci accingiamo ad analizzare è costituito da pochi resti di una mole epistolare che sicuramente deve essere molto più ricca e articolata e anche omogenea di quello che possiamo vedere oggi nel carteggio Acciaioli, che è conservato alla Medicea Laurenziana, fondo Ashburnham 1830. E proprio questa esiguità, l'esiguità delle lettere femminili, tanto diciamo, dettate quanto autografe, potrebbe indurre una frettolosa svalutazione delle competenze delle scriventi e della loro capacità di trasmettere queste competenze per via epistolare, inducendo una percezione sottostimata del loro peso e del loro ruolo nel contesto di un lignaggio, perché quello degli acciaioli diventa un lignaggio, articolato tra Firenze, Regnum e Grecia. Anzi, a questo proposito, io penso che se poi si scriveranno gli atti sarà il caso di intitolarlo Donne tra Comune, Regnum e Grecia, poi si capirà forse anche il motivo. E se però si confrontano l'indice dei mittenti e quello dei destinatari dell'inventario degli epistolari acciaioli che nel 96 è stato pubblicato da Ida Giovanna Rao, appare una incongruenza tra l'irrilevanza percentuale delle lettere committenti donne, sono solo 19, e quelle in cui le donne figurano come destinatari, che invece sono 7 su 71, cioè passiamo da un 5% a un 10%. Non è moltissimo naturalmente il 10%, però comincia ad avere un'incidenza non irrilevante. E immediatamente, quindi, questo si pone quindi la domanda su quale fosse l'effettivo peso specifico di queste donne nel lignaggio. E se, anche in relazione a quanto ha scritto Lamiglio, che peraltro alcune di queste donne ha studiato, come sostiene Lamiglio, sostanzialmente le donne a Firenze sapessero leggere, fossero capaci di leggere, ma non fossero diciamo, molto versate nella scrittura e tendessero quindi o a dettare o probabilmente insomma, a limitare la loro competenza scrittoria e produttiva nel senso delle epistole. In verità, questo noi vedremo, non è il caso per tutte le acciaioli, a qualunque categoria possono appartenere, perché vedremo che si tratta di categorie sfrangiate, molteplici, con le loro specificità, che è quello che cercheremo di fare, cioè cercheremo di vedere se col passare del tempo e con la collocazione geografica queste donne, come dire, estrinsecassero anche attraverso la produzione epistolare competenze diverse. E se questo avvenga anche questa evoluzione delle competenze, della trasmissione delle competenze, abbia anche una giustificazione generazionale, cioè se col passare delle generazioni la capacità di trasmettere e la ricchezza della trasmissione aumenti o diminuisca anche. Infine cercheremo un'operazione più delicata che è perfettamente in continuità con quanto è stato detto fino a poco fa, cioè cercheremo per quanto è possibile di cogliere anche la psicologia di alcuni dei personaggi, delle scriventi. Però per parlare di queste donne bisogna parlare prima di tutto di un uomo, abbiamo smontato, che è Niccolò Acciaioli. Qua ho messo solo le immagini, sono naturalmente ricostruzioni, quella di sinistra e quella di Andrea del Castagno, l'altra è successiva. Niccolò Acciaioli è sostanzialmente il personaggio attorno al quale si costruisce questo carteggio. Questo carteggio probabilmente non esisterebbe o non avrebbe i connotati che ha se non ci fosse stato quest'uomo che nasce appunto mercante, viene da un'importantissima famiglia mercantile, ma come dice il suo biografo, non inservire mercature, sed maiora regere, hac gubernare cupiebat. Ora, questa che sembra una frase così un po' banale, anche di circostanza,
nasconde in verità quello che potremmo anche definire un dramma umano sotto un certo punto di vista. Acciaioli fu un uomo di successo, quindi certamente si è tolto le sue soddisfazioni, ma è altrettanto sicuro che i suoi conterranei, anche i parenti più stretti, non approvarono mai fino in fondo la sua scelta di compiere un'ascesa notevolissima presso l'aristocrazia, chiamiamola napoletana, del Regno in Sicilia, che dopo il Vespro aveva capitale a Napoli. Diventa gran siniscalco del regno nel 1348, nominato da Giovanna I, e fino al 1365 è, come riconobbe pure la regina, anche se a malincuore, l'artifex della politica angioina in tutti gli ambiti possibili, da quello nei rapporti con Firenze, ai rapporti col papato, importantissimo, al tentativo di conquista della Sicilia e naturalmente anche alle operazioni nelle terre di Grecia di pertinenza degli angioini. Ciò detto, veniamo alle scriventi. Chi sono queste scriventi donne? E cominciamo, io farò diciamo un affresco generazionale e poi parlerò solo delle coetanee, delle contemporanee di Niccolò e poi la collega andrà oltre. Le tre coetanee sono Margherita Spini, che è la moglie di Niccolò Acciaioli e che non ci interessa assolutamente perché di lei resta solamente una lettera di cui è destinataria, non abbiamo nessun'altra lettera sua. E tra l'altro va sottolineato che Margherita Spini, il matrimonio con la Spini è un matrimonio di elevazione sociale, per quanto possa sembrare paradossale a Firenze, nel senso che gli Spini sono una famiglia mercantile piuttosto di vecchia tradizione, ma in crisi, mentre gli Acciaioli sono molto più ricchi, ma più recenti. Quindi è un matrimonio combinato al padre di Niccolò Acciaiolo Acciaioli, è, come possiamo dire, serve a, non dovrei usare il termine nobilitare, ma insomma ad accrescere lo status della famiglia Acciaioli a Firenze. Diverso il discorso invece relativo, e quindi non tratteremo di Margherita, non c'è motivo, diverso il discorso invece relativo all'APA, cioè la sorella, una delle due sorelle di Niccolò, che sposa Manente Buondelmonti, cioè un rappresentante per eccellenza del ceto magnatizio fiorentino, quindi un ceto comunque tenuto a bada e privo di effettivi poteri politici a Firenze, e Andrea, o Andreina o Andreuola, che è ben nota attraverso la penna di Boccaccio, che sposerà prima Carlo d'Artois e poi da vedova, che era conte di Montodorisio, e quindi poi sarà la contessa di Montodorisio, e poi sposerà Bartolomeo di Capua, conte d'Altavilla. Tutte e due sono importantissime per il successo politico di Niccolò Acciaioli, ma in maniera diversa, e lo vedremo tra poco. Passiamo dunque alla seconda generazione, che invece è costituita da alcune delle figlie di Jacopo Acciaioli, che era il cugino di Niccolò Acciaioli e uno dei suoi principali referenti epistolari, e delle figlie sposato con Bartolomeo Ricasoli, e delle figlie di Lapa, appunto sposata con Manente Buondelmonti. Qui citiamo solo le tre di cui tratteremo, perché in verità ce ne sono altre, sia di figlie di Jacopo di Lapa, no. E sono Sismonda di Jacopo Acciaioli, che sposerà Matteo D'Ascoli, signore di Castellurbano, Giovanna di Lapa e Manente Buondelmonti, che sposa Antonello Ruffo, conte di Catanzaro, e Maddalena di Lapa e Manente Buondelmonti, sempre c'è sua sorella, che sposa Leonardo I Tocco, duca di Leucadia e conte di Cefalonia, e qua siamo già nell'ambito greco. La terza generazione, grosso modo siamo la prima generazione diciamo a metà 300-1380, la seconda 1380 inizio del 400 e la terza inizio 400-1430. La terza generazione è costituita bisogna ricordare prima uno dei molti figli di Jacopo Acciaioli, Donato, che sposa in seconde nozze Checca dei Giacomini. Seconda moglie, appunto, sua seconda moglie Checca, che si firma, poi vedremo nelle lettere, Lamilio ne parla notevolmente, e c'è spesso un problema di denominazione di questa donna. Alcuni la chiamano la Fecca, altri la Tecca, si chiamava Checca chiaramente, semplicemente siccome si firma sempre con l'articolo, l'aspirazione è così forte che lo rende con una F. Di questo sono sicuro perché ho chiesto a Salvatore Trovato, al linguista, quindi sono sicurissimo. E d'altronde nell'inventario dell'Ashburnham una volta c'è scritto molto chiaramente Checca, d'altronde Francesca si chiamava, quindi il diminutivo è Checca. Quindi Checca dei Giacomini, personaggio interessantissimo.
Lena di Pallastrozzi, quindi figlia di Pallastrozzi, che sposa Neri di Donato di Jacopo, figlio anche egli di Checca. E poi una Margherita Malpigli, che è sposa di Franca Acciaioli, che è un fratello, che è un figlio naturale di Donato di Jacopo. Veniamo dunque a Lapa. Allora, Lapa è stata studiata dal punto di vista, però io direi più strettamente paleografico, in verità, da Luisa Miglio. Solo che naturalmente, come anche ovvio che sia, non ci si ferma mai solamente alle caratteristiche della scrittura, si trascende anche cercando di tratteggiare il personaggio. E, Lapa è l'alter ego di Niccolò Acciaioli, cioè è colei la quale lo rappresenta quando lui è assente ed è colei la quale gestisce i feudi, le terre e le entrate di Niccolò Acciaioli, e lo vedremo da da brani di lettere, anche da cose che gli scrive lui. E come scrive Luisa Miglio? Ah, una cosa, andiamo un attimo indietro. Questa carta qua non è un'epistola, questa viene dall'archivio di Stato di Firenze, dal fondo Corporazioni Religiose Soppresse, cioè dalla Certosa di San Lorenzo che fondò Niccolò Acciaioli. E quella sopra è la scrittura di Lapa. Questo perché Luisa Miglio, diciamo, è molto critica con le capacità scrittorie di Lapa. E dice infatti: Lapa si presenta nel carteggio di famiglia solo con poche righe di scrittura. Nel carteggio è vero. Sono in un caso parole concise, vergate di sua mano, in fondo a una lettera, a suo nome ma non autografa, che poi vedremo. Da cui forse è presuntuoso dedurre la competenza grafica di chi le tracciò, ma bastano perlomeno a suggerire un rapporto con la scrittura impacciato e faticoso, una capacità acquisita ma non coltivata. Una distanza stellare separa le due manifestazioni. Per l'anonimo scrivente delegato la scrittura era un diritto, per Lapa forse era una conquista. Cercheremo di capire fino a che punto, se non proprio la scrittura, certamente la piena gestione delle relazioni sociali, economiche e politiche in totale equiparazione con i contemporanei di sesso maschile, fosse un diritto per Lapa, o perlomeno un privilegio riconosciuto. La Miglio continua parlando della competenza, della formazione scrittoria delle due sorelle, cioè Lapa e Andrea, della quale non esiste nulla di autografo però. E dice: dubito che Acciaiolo Acciaioli, mercante abile e accorto che si muoveva tra Firenze e Napoli, abbia concesso all'Apa e alla sorella Andreina lo stesso trattamento scolastico riservato al figlio Nicola, avviato alla scuola di Giovanni Mazzuoli da Strada. Forse anche loro erano destinate, come le fiorentine descritte dal contemporaneo Boccaccio, a trascorrere il tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse. Ma ambedue riuscirono ad evadere da quel recinto angusto, per strade diverse però che incrociarono in modi diversi scrittura e cultura scritta. E... ecco questo, non so da dove vengo. La paleografa, vabbè, l'abbiamo già detto, Lapa, come scrive appunto anche la Miglio, era investita dal fratello Nicola di compiti maschili. E però talvolta Lapa, la penna tra le dita, la stretta e come. E di altri autografi nell'archivio di Stato di Firenze se ne possono trovare. E tra l'altro, da molte indicazioni delle lettere superstiti, si capisce benissimo che scrivesse con una certa frequenza, diciamo così. Certamente è la sua, gestisce gli affari di Nicola, e infatti c'è un atto famoso in cui c'è scritto che iusdem domini procuratris et negociorum gestrix ac gubernatris casalis iusdem et talialum terrarum sius domini parcium principatus citra, e suo fratello le scrive con queste parole, con parole del genere: io torno con grossi debiti e t'impero, se tu ami mio onore e mia consolazione, fa che io trovi denari assai, specialmente esatta la moneta integra dei frutti e rendita mia di quest'anno passato, e la colletta di nuovo imposita, e io sacerò bene quanto debbe montare. Ora, la competenza economica di Lapa si nota non solo dalle allusioni del fratello, ma anche dai termini sprezzanti che usa Boccaccio nei suoi confronti. Boccaccio ha un, molti lo sanno, insomma, ma insomma, ha un rapporto burrascoso con Niccolò Acciaioli, perché Niccolò pretendeva di essere sostanzialmente servito da Boccaccio. Boccaccio immaginava di vivere in maniera ben diversa a Napoli, i due romperanno e Boccaccio poi diciamo, sarà molto pesante nei confronti di Acciaioli e anche di sua sorella Lapa. Ora, questo è un passo dell'ottava egloga del Bucoli con Liber di Boccaccio, in cui c'è un gioco di parole tra Lapa e Lupisca, è pesantissimo, non lo leggiamo, ma insomma dice che radeva, cioè riscuoteva tutto quello che poteva riscuotere in maniera esasperata. Veniamo dunque a una lettera inviata da Lapa al cugino Jacopo di Donato,
a Firenze il 5 settembre di un anno che va tra il 1352 e 1355, quando Niccolò è assente. Niccolò vuole aiutare un parente fiorentino, e dice: Logranzi Miscalco vuole fare questa cortesia a Dardo per amore del padre suo, che gli vuole che se ne compri uno podere che dica la carta nello monasterio, nello suo monasterio, sicché la proprietà sia solamente del monasterio, della rendita. Esso vuole fare questa larghezza, che Dardo l'abbia in sua vita. Lo modo di questo fare più acconciamente saprai trovare tu. E ha detto, vuole esso che stia, o di darlo affitto a Dardo, o come vogli, pure che la intenzione di Messere sia compiuta in quello modo che tu puoi avere compreso. Qua l'APA allude, non parla esplicitamente, e mostra una certa competenza in questa dimensione allusiva. La lettera poteva finire in mani sbagliate. L'obiettivo è quello per cui Niccolò Acciaioli aveva fondato la Certosa di San Lorenzo a Firenze, e cioè salvare il patrimonio familiare dal crollo del banco. Nel momento in cui crolla il Banco Acciaioli, tutti i beni di Niccolò sono già stati donati fittiziamente alla Certosa, e questa pratica continuerà poi per alcuni decenni, anche morto Niccolò Acciaioli. Cioè la Certosa è, diciamo, il prestanome degli Acciaioli, e per un verso per non pagare i creditori all'inizio, per altro verso per non pagare le prestanze, insomma le tasse comunali. L'APA va notato che sa bene come comunicare col congiunto senza essere troppo esplicita. Infatti dice: al parere mio Dardo ha assai bisogno, e Messeri in questo modo lo sovviene volentieri. E poi gli dice: io ti prego che quello che Mastro Zanobbi ti scrive che ne sia sollecito, e che Dardo ti sia raccomandato. Mastro Zanobbi è Zanobbi da strada, cioè il figlio di Giovanni Mazzoli da strada, cioè colui il quale aveva insegnato a scrivere sicuramente a Niccolò, e probabilmente anche all'APA, e chissà ad Andreina, perché di lei autografi non ne abbiamo. Ora, non è da escludere che in verità Andreina, diciamo, la Miglio è molto critica, perché dice che il ductus di l'APA è molto poco corsivo. Ma in verità anche Niccolò Acciaioli scrive così, quindi probabilmente è il maestro che gli ha insegnato a scrivere in questo modo. Quindi quello che per Lamiglio è un elemento negativo della scrittura di l'APA probabilmente era il modo in cui avevano imparato a scrivere lei e anche suo fratello Niccolò. E passiamo a un'altra lettera scritta da l'APA, datata 13 luglio 1359, e indirizzata al nipote Giovanni di Jacopo Acciaioli, che da lì a poco sarebbe diventato vescovo di Patrasso. È in latino, dunque è una traduzione del suo volere, naturalmente, e non la può avere dettata in latino, e che ancora una volta si fa interprete dei voleri fraterni in una vicenda di politica matrimoniale, e aggiungendo però le proprie raccomandazioni. Infatti, questa è la famosa lettera di l'APA con l'aggiunta finale, quindi quella è la scrittura di l'APA, quella sotto, di cui parla Lamiglio. E dice: vos preco ractente ut cum omni studio et sollicitudine vestras interponendo parte soperamini quod parentela predicta fiat. Quindi insiste lei direttamente. In questa lettera però compaiono, ci sono due passi molto importanti che ci avviano verso la seconda generazione. A un certo punto scrive in latino un poco così: Dominus Nerius donatus et Sismunda, gratia Dei bene valemus. Ora, Neri, Donato e quindi naturalmente anche lei, Neri, Donato e Sismonda sono tre nipoti del Gran Siniscalco, figli di Jacopo, allevati alla corte di Niccolò, sotto le cure della zia Lapa, in un meditato e consapevole progetto di formazione nobiliare dei migliori tre nipoti. Un progetto che impiegava anche Andrea, perché in un passo di una lettera di Niccolò Acciaioli c'è scritto: ho avuto piacere assai dei figli di Jacopo venuti a Napoli, voglio che la femmina sia in loco della contessa di Montedorisi, cioè Andreina Acciaioli, e lo masculo mi sia mandato. E si tratta di un progetto che avrebbe sviluppato intraprendenza e autonomia tanto nei due maschi quanto nella femmina Sismonda, della quale con divertito orgoglio Zanobbi da strada così scriveva ai genitori. Quindi sta scrivendo al padre e dice di parlare alla madre: a madama Bartolomea direte che la Sismonda è fatta sì napoletana che ella non la intenderebbe. Ella fa la guerra meco perché io dico che le pare essere troppo bella con queste robe del vaio. Forse che le fanciulle e ogni gente e donne e tutti andremo in Gualdana. Le competenze di l'APA, tra l'altro, morto Niccolò, aumenteranno, perché l'APA diventa il punto di riferimento di tutti gli elementi del lignaggio tra Firenze, Regnum e Grecia.
dove Neri avrà un grande successo. Ci restano 5 epistole di cui è destinataria, che sono relitti di una produzione sicuramente più estesa. E si vede benissimo che il nome tutelare della famiglia, da una lettera in cui le scrive Filippo dei Bardi, un referente fiorentino, e siccome diciamo, passa tempo, insomma, racconta come il marito di Maddalena, la figlia Maddalena, cioè Leonardo I Tocco, sia stato accolto in maniera eccezionale da Giovanna a Nocera. Ma non mi dilungo su questo. E aggiunge naturalmente particolari sullo stato anche dell'altra figlia Maddalena. La stessa cosa qua, quindi situazione dei parenti. Quello che mi preme sottolineare invece è il passo di un'altra lettera dal quale si evince anche la dimensione religiosa di Lapa. Ora Lapa era come dire, seguace di Santa Brigida, come pure legata a Giovanna, e questa immagine dovrebbe ritrarre Lapa dovrebbe essere quella a destra, non ricordo in questo momento chi è l'autore e non ho dimenticato di scriverlo, ma naturalmente se si pubblicherà sarà scritto. Questa è una lettera che le scrive Giovanna, dove c'è un scrive: ringraziovi dell'Agnus Dei, li quali mi mandasti, vo commissere Marcuzio, e sono molto reallegrata della grande condizione e miracolose operazioni delle donne di Norroet, quale voi scrivete. Licet io decredeva sempre mai molto più, et volessi Dio che io potessi conversare sempre su loro, et pregovi che se voi scrivete ad Ipsi, che mi raccomandiate a loro e alle oracioni sue. Quindi qua si vede questa funzione anche di, come possiamo dire, più che educatrice religiosa nei confronti delle figlie, e questa allusione alle donne di Norroet, sinceramente non sono riuscito a capire a chi alluda. Secondo me allude a Brigida e alle donne sue seguaci, ma se qualcuno tra di voi ha in mente qualcosa, io lo ringrazio. Per quanto riguarda Andrea, basteranno due brevi cenni. Andrea è famosa, Sabatini pubblicò molti anni fa, e parlò della lettera in cui lei dice, scrive, manda di nascosto delle lettere a Donato, per dirgli di rivederle, perché sono sonetti scritti dal marito che cerca di scrivere in toscano ma scrive male. Infatti dice: credimus fore male scrittas, nam scriptores arum parcium, in lingua nostra non bene scribunt. Quindi una lettera dalla quale trapela l'orgoglio della fiorentina per la letteratura della sua terra. Al tempo stesso però si tratta in tutte queste lettere, e in questa lettera precisamente, si tratta del fallimento delle nozze tra la figlia Franceschella e un Alberti di Firenze, probabilmente perché l'Alberti voleva una dote troppo alta, comunque per problemi economici. Non mi dilungo troppo qui, ma mi sottolineo un passo in cui dice: nam file comitum per magnate suius regni, non sic de facili renunciantur sicut per Florentinos vos. Cioè c'è proprio una critica pesantissima nei confronti della ideologia fiorentina, che fanno fallire delle nozze che invece sarebbero state particolarmente appetibili per i nobili del regno. La lettera continua spiegando che si è rescisso il fidanzamento e dice: vedete in che modo fare per risolvere questo problema in maniera dignitosa anche per voi, perché vi siete comportati in maniera inqualificabile. E qui si vede benissimo, molto più che nel caso di Lapa, questa situazione ibrida di queste donne che vengono da un contesto fiorentino, quindi un contesto, uso un termine molto forte ma direi giusto, antimagnatizio, quindi antinobiliare, e invece Niccolò Acciaioli, che è perfettamente calato in una dimensione nobiliare. E con questo passo arriviamo alla parte di cui tratta la collega, sulla seconda generazione. Accendo questo? Sì. Sì, allora, parlando della seconda generazione, come appunto ha anticipato già il mio collega, cominciamo da Sismonda, che era la sposa di Matteo d'Ascoli e che ci ha dato le lettere più interessanti del nostro epistolario. Allora, di questa donna si sa in realtà pochissimo, quindi dobbiamo cercare di desumere gli elementi, grazie al contesto storico, gli elementi principali della sua vita. Però per fortuna c'è rimasto un atto che in realtà ce la ritrae già matura, ormai vedova, che però ci permette di dedurre qual era la sua capacità di gestire il potere, a proposito appunto di donne forti.
ce la ritrae in realtà come dedicata sempre a tessere le trame familiari, esattamente come faceva l'APA, però con una connotazione più marcata, in cui in realtà Sismonda sembra assumere su di sé quella volontà maschile di cui dovrebbe essere semplicemente depositaria. Questo atto in realtà è il testamento del fratello Neri, il fratello che appunto ha condiviso con lei l'infanzia tra i palazzi napoletani sotto lo sguardo appunto benevolo di Niccolò Acciaioli, che ricordiamo aveva deciso di adottare Neri. Siamo nel 1394 e Neri era da poco diventato, attraverso varie vicissitudini molto complicate, duca d'Atene, quindi aveva in realtà realizzato uno dei sogni del grande Siniscalco, quello di costruire una vasta signoria in Grecia. In questo testamento Sismonda appare appunto come esecutrice testamentaria alla volontà del fratello, insieme alla nipote, quindi alla figlia di Neri, e ad altri uomini. Questo appunto è tratto dal testamento e in realtà se questa cosa non stupisce per l'Oriente cristiano mediterraneo del tempo, sicuramente è invece una cosa significativa per il contesto di tipo fiorentino. E neanche dobbiamo pensare che appunto nominarla nel testamento lo si è fatto semplicemente appunto nominarla esecutrice testamentaria lo si è fatto semplicemente perché era una donna di fiducia, di famiglia, anche se donna. Perché in realtà dalle lettere appunto che abbiamo analizzato, sia quelle che appunto Sismonda scrive all'altro fratello Donato, che è uno dei personaggi più influenti della Firenze di fine 300, sia da quella che c'è rimasta di Benedetto Acciaioli, che era terzogenito appunto di Niccolò, che Benedetto scrive appunto a Sismonda, possiamo vedere la statura di tipo politico e non solo di questa donna, che tra l'altro si muoveva in un contesto molto variegato, come quello appunto tra fine 300 e inizio 400, tra Firenze, il Regno e la Grecia. Sicuramente Sismonda si occupò del patrimonio, esattamente come fanno molte delle donne di cui ci occupiamo in questo carteggio, è sicuramente le più importanti, però non sembra limitarsi ad esprimere il parere del fratello, ad essere il braccio destro del fratello, ma sembra essere invece una contropartita di uguale importanza rispetto al fratello. Come si vede per esempio in questo brano, una lettera in cui gli dice sopra delle altre cose che voi ci commettesti, il spesse volte ne abbiamo parlato con lui, appunto col fratello, strettamente, soprattutto le parti, come ci informasti. Oppure in quest'altra lettera è interessante vedere come non solo lei appunto parlasse di tutte le discussioni grazie alle quali prendevano decisioni insieme lei e Neri, ma è bello notare anche come è lei a decidere le questioni più importanti di cui parlare, rispondere a quello che pare di bisogno, in prima nel fatto del cardinale e così via. Quindi, mentre da un lato Sismonda si adopera per rinforzare le trame politiche di Neri, contemporaneamente però non perde di vista le vicende fiorentine. In queste lettere è interessante notare come Sismonda spesso dia dei giudizi abbastanza netti sulle persone, mostrando una certa personalità, come quando dice ad esempio quello di Castello Fiorentino, parmi che faccia contro a quello che lui di bisogno, e grande presunzione mi pare fosse la sua ad Egizio. Termine. Superbia presunzione. Se qualcuno ci vuole aiutare, c'è lui. Oppure ancora, appunto, in un'altra lettera, in cui lei appunto sempre in maniera molto decisa dice dei fatti di Bernardo ne commissi pure a Donato, e se Donato gli potrà parlare bene, se non ordinai colui che gli scrivessete, e state certo che io non ci lascerò che fare. Messer Neri non è per impacciarsene come che voi gli scrivete, e se sentite per lettere di Bernardo, quando voi sapete le ragioni troverete che il difetto è di Bernardo, è grande. E subito dopo Sismonda scrive di suo pugno un'altra parte della lettera, ci tiene a sottolineare che lo scrive proprio lei, in cui dà addirittura un giudizio, per così dire, etico su alcune vicende, sempre appunto dei parenti fiorentini, che sono dei contenziosi che lei reputa assolutamente frivoli, forse da donna, potremmo dire in maniera politicamente non corretta.
qua dice per esempio delle discorte di Madonna e della Siocchia di Bigliotto, mi duole per bene e per onore dell'una parte e dell'altra, e considero più cose che spesso intervengono per poca ragione. Io per me dico che quello che non sapessimo medicare voi e coteste donne, manco saprei medicare io. Ma tanto dico che se esse avessero delle fitte al cuore, che aggio io e degli altri che sono al mondo, non anderiano diritte alle tasche, ma tenderiano a fare l'ubbidiente dell'ordine loro. Dio dia loro senno che facciano l'ufficio perché le sono poste. Di Madonna credo che mi sarà poca fatica a medicare, perché sana, ubbidiente, e passerà delle cose che si possono passare con onore, per manco male e manco scandalo. E qua sottolinea, su scritta mano propria. Il riferimento alle fitte al cuore ci permette di sottolineare anche una delle caratteristiche più peculiari di Sismonda, che agli occhi diciamo, di un contemporaneo è particolarmente interessante, cioè la sua capacità di introspezione psicologica. Ovvero Sismonda pensa che spesso valga la pena, anche se con pochissime parole, di cercare di capire e di rappresentare quelli che sono gli stati emotivi delle persone di cui parla nelle lettere, o anche diciamo, i suoi stessi stati emotivi. Quando dice, per esempio, credo che Madonna Francesca ha già avuto grande malinconia nell'animo suo e io le ho già avuto grande compassione. Oppure ancora, parlando della duchessa di Cefalone, dice, essa non aveva l'animo molto alterato. Evidentemente si tratta di annotazioni per lei significative se si prende la briga di inserirle in lettere che in realtà si occupano di tematiche apparentemente più importanti di tipo politico e strategico. E infine, concludiamo la parte di Sismonda facendo riferimento a quella lettera a cui avevo accennato all'inizio di Benedetto Acciaioli, semplicemente per mostrarvi la stima di cui godesse Sismonda presso appunto tutti i parenti. E la cosa che mi preme sottolineare in questa lettera è il fatto che Benedetto appunto dice che ammira Sismonda per varie ragioni, sia perché ovviamente sono parenti, come dice, sì per rispetto dello parentato e convugliaio, sì che per rispetto della ragione che voi avete, quindi di intelligenza, sì per rispetto della caritate che voi mi mostrasti voi d'amore quando fui a Firenze, quindi riferimento anche diciamo, al cuore di questa donna, quindi diciamo, una lode a 360 gradi. Ora, tralasciamo diciamo, le lettere di Maddalena e Giovanna, che sono appunto le figlie di Lapa, perché fondamentalmente mostrano delle competenze che sono simili a quelle di Sismonda, e possiamo passare così alla terza generazione, che è rappresentata nel nostro epistolario da Checca, appunto, De Giacomini, che era la seconda moglie di Donato, arriveremo poi, concluderemo con Lena, che invece è, insomma, la moglie di Neri, del Neri diciamo, che è figlio di Checca, quindi di un altro Neri rispetto a quello diciamo, iniziale. Rispetto al Duca d'Atene, esattamente. Allora, sono due donne che hanno caratteri molto differenti, come si nota dalle lettere che dimostreremo, ma che condividono però diciamo, dei valori che sono quelli tipici dell'elite fiorentina dell'inizio del Quattrocento, in cui il ruolo della donna non era più così pregnante come per le donne appunto diciamo, del regno. Allora, qua c'è una citazione di Espasiano De Bisticci che, parlando di Checca, la definisce bellissima di corpo, ma più bella e più ornata della mente. Non leggo ovviamente tutta la citazione, però sicuramente ne loda moltissime virtù, non solo fisiche, ma anche intellettuali e così via. Ma in realtà, per iniziare, noi abbiamo scelto un brano di un'altra donna, Margherita Malpighi, che era la moglie di un figlio naturale di Donato, che si chiamava Franco. Questa donna scrive a Neri perché ci sono delle vicende di famiglia, ci sono alcuni parenti che vogliono sottrarre il patrimonio ai figli di Margherita. Allora, lei scrive a Neri appunto perché lui intercede in qualche modo in queste vicende. Si tratta di una donna, anche lei, di una certa importanza perché, per esempio, abbiamo c'è rimasta una lettera di Antonio Acciaioli in cui lui, scrivendo a Margherita, le spiega, anche l'aggiorna su tutta la situazione politica del momento, quindi evidentemente si tratta di una donna anch'essa di una certa statura, e questa donna appunto nella lettera a un certo punto cita Checca, la mamma appunto di Neri, dicendo se io posso dire una cosa che ti sia in piacere, fa quella ragione di me che tu faresti di Madonna Checca, benché io non sia da tanta. Allora, che Checca diciamo, fosse una donna volitiva, lo si capisce dal fatto che le lettere che abbiamo sono tutte scritte da lei, sono tutte autografe, anche se la sua scrittura è una scrittura sicuramente molto sofferta,
Infatti Lamiglio, parlando della sua scrittura, dice che era assolutamente elementare e anche assai povera, starna, insomma si limita ai singoli segni alfabetici, ma ignora totalmente ogni elemento accessorio della scrittura. Però la stessa Miglio dice che dal contenuto delle lettere si evince che sicuramente Checca era una donna sveglia, volitiva, che in qualche modo cercava di compensare con la curiosità e con l'intelligenza ciò che le mancava dal punto di vista, diciamo, dell'educazione. E allora abbiamo sicuramente delle lettere che lei scrive appunto a Neri per aggiornarlo su quella che è la situazione proprio economica. E sono lettere molto dettagliate, addirittura diciamo, a volte un po' pedanti, in cui lei lo aggiorna sui prezzi di tutti i vari beni e così via. Però bisogna anche dire che, non la leggo tutta, diciamo, appunto, è una lettera in cui lei diciamo, descrive in dettaglio qual è la situazione diciamo, economica del momento. Sicuramente era una donna che incarnava quella prudenza che era considerata una delle caratteristiche principali di una donna in quel periodo. Tanto che in questa lettera scritta da un certo Gaspare di Pasquino da San Gimignano, Gaspare chiede appunto a Checca di fare quello che vuole lui, però senza farlo capire a quello che è, diciamo, il mittente della lettera, il latore della lettera, sì. E si dice dicendo: non mi disturbi in troppe parole, perché so creto, se so certo, avete meglio inteso mi che io non so dire, e anche questa bocca vi dirà, sicché di questo io faccio fine. Quindi si affida completamente alla capacità di Checca di agire appunto nel modo più giusto. Eppure, nonostante Checca dimostri di essere perfettamente in grado di gestire, diciamo, il patrimonio familiare, riscontriamo nelle sue lettere un continuo richiamo, diciamo, alla figura del capofamiglia. Lei chiede in moltissime lettere a Neri di tornare ad occuparsi delle sue cose, come se lei appunto, diciamo, denunciasse una sorta di fragilità per cui non riesce a occuparsi di tutto. La cosa che ci interessa sottolineare è innanzitutto che quando lei chiede appunto in varie lettere a Neri di tornare a casa, lo fa scegliendo delle modalità espressive anche molto diverse fra di loro. Per esempio, fa delle, diciamo, richieste dirette, una preghiera diretta, prego te che torni, oppure una richiesta implicita, dicendo per esempio: io e la tua famiglia siamo in grande amaritudine, essendo stato già 13 mesi senza te. Oppure ancora si richiama al dovere, dice: tu farai quello che sia da fare, tu faresti grade bene a tornare. E questa, diciamo, variabilità linguistica, crediamo che non si concili molto con la visione dell'amiglio di una donna che aveva, diciamo, una concezione elementare, una padronanza, diciamo, elementare della lingua. Vi ricordate, l'amiglio diceva che non aveva appunto in realtà nessun suo accessorio della lingua, e questo, diciamo, non si concilia molto con la capacità di appunto utilizzare vari registri espressivi e modalità di richieste implicite ed esplicite. E poi ci preme anche sottolineare che questa richiesta continua appunto a Neri non deriva in realtà da una sua fragilità, ma deriva dal fatto che obiettivamente Checca doveva affrontare delle situazioni anche molto difficili e contemporaneamente tutte insieme, come per esempio, si dice in alcune lettere, la fuga dalla peste, oppure la crescita delle nipoti, appunto le tasse, tutte le vicende, diciamo, patrimoniali e così via. Dove invece la necessità della presenza maschile si fa, diciamo, esasperata, è nell'ultimo esempio del nostro epistolario, cioè in Lena. Lena che appunto ci ha lasciato molte lettere in cui diciamo, in realtà si nota una richiesta, diciamo, continua e pressante al marito di tornare. Ad esempio, questi sono soltanto alcuni esempi, ma ce ne sono appunto molti altri. Ora ti dicono: sarò mai lieta, sì che tu non tornerai, che mai non ci ho detti che mi parese più malagevole lo stare senza te come mi pare. Io ti prego che tu ci scriva se tu credi andare al sepolcro, perché lui aveva scritto una lettera che avrebbe voluto appunto andare a vedere il sepolcro, quindi a Gerusalemme, e lei gli chiede spesso di non andarci perché lei non saprebbe come fare, stando altro tempo senza di lui. Che se tu vivai, io mi dispererò a restare tanto senza te, sicché ricordati di me. Tu di che non credi andare al sepolcro, sarene molto lieta. Io te ne prego, che non so mai vedere come io potessi restare tanto senza te, che un mese che tu andassi e parmi che un anno. E qua ancora, diciamo, sono invocazioni costanti alla figura maschile.
che sembrano denunciare un atteggiamento di, diciamo, totale sottomissione appunto alla figura del maschio. Una sottomissione che tanto fa ancora più impressione in un altro brano, per esempio, di una lettera in cui lei dice a Neri: tu mi hai chiesto di scrivere io la lettera di mia mano, però non mi prendere in giro se scrivo male. Dice: tu mi dicevi pure che io ti scrivessi, sì, io ti scrivo lo meglio che so, sicché non ti far bene di me. E questo è molto significativo, perché si tratta comunque della figlia di Pallastrozzi, quindi uno degli intellettuali, diciamo, più grandi del momento, però diciamo, contestualizza bene all'interno appunto di un'elite fiorentina in cui alle donne appunto si insegnava a leggere ma non a scrivere. E sembra che questa, diciamo, sottomissione, questa inferiorità tra virgolette della donna venisse in qualche modo interiorizzata dalle stesse donne. E infatti l'ultima lettera con cui vogliamo concludere diciamo questo intervento è... quindi appunto, dicevo, l'ultima lettera di cui, con cui vogliamo chiudere questo intervento è particolarmente struggente perché sono due brani presi da due lettere diverse che risalgono però al momento in cui Lena appunto fa un figlio e scopre che il figlio è una femmina e non è un maschio. E allora queste sono le sue parole: io non ho bisogno di nulla e sto bene, se no che io vorrei avere fatto il fanciullo maschio, che quando è le dicono le femmina mi venne dolore della morte, che se fosse stato maschio non avrei dato la metà mia pena di te, perché io abbia fatta la fanciulla femmina non mi dimenticare. E è bene più bella della Margherita, perché molte persone dicono che comunque questa figlia era bellissima e parabionda, ma voleva essere maschio. Dunque, diciamo, il sogno di Lena in realtà è quello di dare un figlio maschio al marito, cosa che avverrà più avanti, prima con Pietro e poi con Donato, che nasce proprio nei giorni in cui il marito Neri muore, giovanissimo, appena, diciamo, trentenne, e al quale si dedicherà anima e corpo Lena, facendolo diventare un grande intellettuale. E questo appunto, per concludere, era la realizzazione della donna per, diciamo, il contesto fiorentino inizio del 400, quando ancora invece le acciaioli di Grecia mostravano, come abbiamo visto, una più netta e, diciamo, decisa emancipazione. Grazie.